Si è spento la scorsa notte all'età di 47 anni all'ospedale San Donato di Milano per coronavirus l'appuntato dei carabinieri Claudio Polzoni. Polzoni, appuntato scelto, prestava servizio nella centrale operativa del comando provinciale di Via delle Valli a Bergamo. Era ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale milanese dopo aver contratto il virus. Sposato, lascia la moglie e una figlia di 10 anni. Grande il cordoglio fra i colleghi. Polzoni è la prima vittima fra le forze dell'ordine in provincia di Bergamo ad aver perso la vita a causa del coronavirus. La comunità montana della Valle Seriana adotta un pugno duro contro chi continua a frequentare la pista ciclabile della Val Seriana e la chiude fino a data da destinarsi. Il presidente Gianfiero Calegari, con un'ordinanza datata questo venerdì 20 marzo, ha stabilito che non si potrà più transitare né a piedi né in bici. Questo perché numerose persone hanno continuato a frequentarla senza senso di responsabilità e soprattutto uscendo senza motivi necessari. A quasi 4 settimane dai primi contagi da Covid-19 riscontrati all'ospedale di Alzano Lombardo in Valle Seriana, oltre alle testimonianze del personale che ha manifestato il proprio disappunto su come sia stata gestita l'emergenza, cominciano ad emergere anche i racconti dei parenti delle persone che si trovavano ricoverate lì in quei giorni a ridosso del 23 febbraio, così cruciali per la diffusione del virus in bergamasca. Il portale Val Seriana News ha raccolto la testimonianza di un 55enne di Villa di Serio che ha perso entrambi i genitori e che intende ricostruire i fatti per lasciare traccia scritta di quanto accaduto. La lettera è firmata, ma per tutelare la privacy della persona ancora molto scossa dall'accaduto viene proposta in maniera anonima. Il 55enne tiene a precisare che documenta l'accaduto perché lui stesso, passato dal reparto di medicina dell'ospedale di Alzano Lombardo, dove era stato attestato un caso di positività al tampone, si sente un veicolo del virus. Nessuno ci ha fermato, ci hanno lasciati andare nonostante le nostre richieste di chiarezza. Ho continuato a frequentare i miei cari e sono stato malato. Solo dopo ho fatto la quarantena, quando però era troppo tardi. Io non punto il dito contro nessuno, conclude, semmai lo farà chi di dovere alla luce dei fatti raccontati che ho vissuto in prima persona e che mi sento in dovere di rendere pubblici. Le 3 società consortili Bergamo Trasporti Est, Ovest e Sud hanno reso noto che in considerazione dell'ordinanza della Regione Lombardia e vista la determinazione dell'Agenzia del TPL di Bergamo, a decorrere da sabato 21 marzo il servizio festivo verrà sospeso a esclusione delle corse della funivia Albino Selvino. Inoltre da lunedì a sabato sarà effettuato il servizio non scolastico con l'orario del sabato. Verranno di conseguenza svolte le sole corse contrassegnate in orario con GIOR FER 6, FSAB, VS 6 e VS SAB. Per le linee gestite da SAI Treviglio verranno svolte le corse contrassegnate con la dicitura AGO, a esclusione delle FER 5 e NS 5. Per informazioni sugli orari è possibile consultare il portale www.bergamotrasporti.it oppure contattare i seguenti numeri: da telefono fisso 800 139 392 oppure da telefono mobile 035 289 000. È stato dimesso il 19 marzo dall'ospedale Papa Giovanni il primo neonato risultato positivo al coronavirus. Il piccolo era nato l'11 febbraio all'ospedale di Alzano, una delle strutture epicentro dell'epidemia in provincia. Nato sano, dopo pochi giorni aveva presentato febbre alta. Da lì il ricovero e il tampone, positivo. Positiva è poi risultata anche la madre, negativo il padre. Ricoverato il 3 marzo a distanza di 16 giorni, il neonato è stato dimesso ed in buone condizioni. Non è mai stato in pericolo di vita, visto che il virus colpisce i bambini in maniera più blanda rispetto agli adulti. Promoserio lancia una campagna di raccolta fondi per aiutare l'ospedale di Piario con l'acquisto di un respiratore da terapia intensiva. L'agenzia di sviluppo Valseriana e Valdiscalve, coinvolgendo i propri soci, intende mettere in atto un piccolo gesto che può però contribuire ad alleggerire il lavoro di medici, infermieri e tutto il personale sanitario, ha dichiarato il presidente di Promoserio Maurizio Forchini.
creare una rete di supporto e condivisione tra tutti gli operatori e le persone che vivono questo territorio è la mission principale di Promoserio e oggi più che mai vogliamo contribuire a una causa estremamente importante. Per fare una donazione è possibile procedere con un bonifico intestato a Promoserio, Banco BPM SPA, filiale di Clusone, IBAN IT 50 J 050 34 52 91 00000010139, causale donazione emergenza coronavirus Piario, seguito da nome e cognome del donatore. Dal tweet di Giuseppe Fiorello, che chiede rispetto alle stories Instagram di Papu Gomez, che senza mezzi termini chiede ai runner di stare a casa. È tanta la rabbia dei VIP sui social che in questi giorni assistono impotenti, come noi tutti, ad una tragedia mai vista e alla mancanza di responsabilità da parte di alcune persone. Il corteo di mezzi militari con le bare dei bergamaschi morti per il coronavirus che lascia la città perché i cimiteri sono pieni e i corpi non possono essere cremati è un'immagine che nessuno potrà mai dimenticare. Peppe Fiorello, davanti a questa immagine simbolo della pandemia, ha scritto questo tweet: camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi. Si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale. Dobbiamo fare 3 giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie. Social sì, ma senza far festa. Il tweet di Papu Gomez. Tutti i runner, o finti runner, che vogliono ancora uscire ed allenarsi, restate a casa. Cosa avete in testa? Basta, basta, basta. Ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa, nessuno deve uscire. Tempo in peggioramento nel fine settimana. Se molti hanno reclamato il freddo durante la stagione invernale, saranno ben accontentati nei prossimi giorni. L'alta pressione garantirà bel tempo e clima mite per la giornata di venerdì 20 marzo. Poi, tra sabato 21 e domenica 22, arriveranno le nubi e qualche precipitazione. Le temperature, valori mattutini compresi tra 6 e 7 gradi, pomeridiani tra 13 e 15 gradi, in calo verso i 9 nel pomeriggio di domenica. Zero termico diurno oltre 1700 metri, venti deboli da nord. A partire da lunedì 23 marzo un ulteriore peggioramento con l'arrivo di un fronte freddo artico. Clima molto rigido, valori promeridiani tra 3 e 4 gradi e deboli nevischio. Previsioni a cura di Fabio Porro.